Avevamo promesso una visita a Serra San Bruno alla festa, purtroppo la volta scorsa l'abbiamo saltata per motivi organizzativi e quindi questo è il motivo per il quale comunque siamo venuti a onorare l'impegno a questa festa del partito, anche in un giorno purtroppo così triste e così particolarmente doloroso per il nostro paese. Mi auguro, intanto non l'ho mai conosciuta e oggi con il segretario faremo la conoscenza della nuova segreteria, quindi sono molto contento di augurare alla nuova segreteria buon lavoro. Io spero che possa intanto fare un buon lavoro per la Calabria, un buon lavoro per il Partito Democratico in Calabria e poi certamente sarà un'occasione anche per dare una mano al Partito Nazionale. Insomma, quel che conta è rimboccarsi le maniche e fare anche in Calabria come partito la nostra parte, far vedere che c'è un partito che è vivo, che è attento, che sta sul territorio, che con il territorio lavora e fa di tutto per portare avanti il Partito Democratico e quelle che sono le sue politiche. Parleremo anche di comitati del sì, certo, perché sarà una delle partite più importanti che il nostro partito, scusate il gioco di parole, affronterà nei prossimi mesi e quindi discuteremo e affronteremo anche come dobbiamo organizzarci e come dobbiamo essere organizzati per i prossimi mesi affinché si possa raccontare, spiegare, motivare il perché il nostro partito sta lavorando così attentamente alla approvazione della riforma che vedrà il voto nel prossimo novembre probabilmente. Ora è il momento di essere tutti uniti, di far vedere che il paese è una grande, che siamo una grande nazione, che l'Italia c'è. Dobbiamo rispondere stando molto attenti e stando vicino alle persone, vicino alle comunità che sono state colpite e non dobbiamo lasciarli soli e questo è quello che farà il governo, è l'impegno che ha preso il Presidente del Consiglio ieri, che si è subito recato sui luoghi di questo tremendo avvenimento e insomma il governo ci sarà e farà la sua parte. Le recenti decisioni del CIPE? Questo è un altro degli impegni importanti che avevamo preso con la vostra regione. Io più o meno una volta ogni mese e mezzo, Ernesto, posso dire di tornare volentieri in Calabria a fare non tanto il punto della situazione tramite la cabina di regia che poi è un'istituzione che abbiamo fortemente voluto e che serve a verificare quelli che sono i passi in avanti, ma gli impegni che quotidianamente con il CIPE, l'ultimo il 10 di agosto, era presente il Presidente Oliverio, che ci siamo presi, quello di iniziare a continuare a progettare la parte della 106 e altri impegni economici dei patti per il Sud con le risorse stanziate, il patto firmato con la vostra regione nel mese di aprile e verificare di passo in passo che tutte queste cose siano realizzate e vengano e abbiano nei tempi la risposta alle esigenze che i cittadini e che le comunità locali hanno. Questo è un impegno non tanto di stanziamento ma anche un impegno di presenza affinché si possa verificare passo dopo passo la realizzazione di questi importanti investimenti e di queste importanti risorse che abbiamo messo a disposizione della vostra regione. Grazie. Grazie.